Lunedì 3 marzo torna finalmente in TV Il Grande Fratello con una nuova edizione super figa. La vera domanda che mi pongo vedendo queste pubblicità che stanno girando ormai tipo da una settimana su ogni singolo canale Mediaset è: ma ce n'era veramente bisogno? No! No! No, non ce n'era bisogno, perché cazzo abbiamo fatto un'edizione nuova del Grande Fratello? Dopo che avevano fatto la pausa nel 2013 e dopo che la casa era andata a fuoco un paio di mesi fa, e vi dico che io non c'entro niente, anche se avrei tanto voluto prendere parte alla cosa, avevo sperato un minimo che l'avrebbero chiusa qui, almeno in Italia avremmo smesso con questi programmi di merda che non servono a una beata minchia, se non a quella di annebbiarti il cervello o a stimolarti la diuresi e la cagata nel caso sei un po' chiuso, sai. E invece no, noi continuiamo, tiriamo fuori sta merda che tanto è finta come non so cosa, ma noi sì, continuiamo, tanto il Grande Fratello fa ascolti, ci sono i vecchi che se lo guardano e... Perché? Cosa aveva fatto la televisione italiana per continuare a insozzarla con questa merda? Già che io conosco quelli della mia generazione, non la guardano più nessuno, a parte l'accendono per vedere Dragon Ball o Futurama, perché è l'unica cosa di decente che c'è da guardare in TV, a meno che non guardate tipo D-Max. Comunque, tornando al discorso, avevo sperato che l'avrebbero chiusa lì e invece no. Tra l'altro, a Luca Comics, lo dico per chi magari non mi segue sul canale YouTube o sulla pagina Facebook e non lo sapesse, a Luca Comics ero stato intervistato con un mio amico Paolo che saluto. Ciao Paolo! Ciao Paolo! E da questi qua che volevano proporci di entrare al Grande Fratello facendo un casting. Io già non ero d'accordo, però ho detto, ma sì, ero lì che dovevo aspettare, ho detto facciamo questa intervista in cui, tra l'altro... volevo informare quelli che hanno fatto l'intervista, nel caso guardassero questo video, di mandarmela, perché era un'intervista in cui vi prendevo abbastanza per il culo, visto che voi continuate a dirmi ma il Grande Fratello come ti vedreste? Io direi fuori, perché mi fa cagare il Grande Fratello. E voi non solo avete insistito, ma avete anche chiamato 3 settimane dopo per propormi un incontro con gli autori, perché erano interessati al mio personaggio, alla mia figura. E qui ho creamente risposto vaffanculo, perché ho un'integrità molare quel dente, un'integrità morale, e quindi credo che nemmeno tra 800 anni per 1 milione di euro finirò mai in un programma trash del genere. Se poi tra 20 anni mi vedete in quel programma lì, fatemi vedere questo video, evidentemente sarò stato drogato o ubriaco. Quindi con l'intervista in cui prima prendete per il culo, invece no, continuiamo a buttare sta merda in TV, tanto in Italia fa sempre più cagare. Boh, niente, faccio questo video così perché il Grande Fratello mi fa cagare, non ne sentivo assolutamente il bisogno e credo nemmeno voi, almeno spero, a meno che non siete dei pensionati 60 anni. E niente, questo è il mio piccolo sfogo, niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!